L'entusiasmo di andare a combattere con un'aspirazione che immaginava dentro e che questo tuo paese portava la negazione della libertà nell'altro campo. Inizialmente non era una brigata, faceva parte di una brigata, ma era un battaglione ed era fatto tutto di italiani. All'incirca 4.500-5.000 italiani hanno partecipato alla guerra di Spagna. Di questi, 3.000 circa erano nelle brigate internazionali. Noi avevamo un fucile, loro avevano mitragliatrice, noi avevamo mitragliatrice, avevamo i cannoni, avevamo un cannone e loro avevano gli aerei. Sull'Ebro, in una ventina di giorni, siamo saliti in 2.000 e più e siamo ritornati in 400. Questi in Spagna hanno imparato come si costruisce dal nulla l'embrione di un esercito popolare armato. Se non avessi partecipato in Spagna alla guerra, non avrei potuto diventare quello che sono diventato, perché comandante dei gappisti di Torino e di Milano, ricordando anche l'esempio con i miei compagni, in decine di azione. Andai a Torino e presi il comando della piazza di Torino. E il 25 aprile, 26 mattina, diedi l'ordine di insurrezione.